Secondo il generale Konrad Kraft von Dellmensingen, i soldati tedeschi che avevano conquistato il Monte San Martino tanto si esaltarono ad osservare da lassù i nemici in rotta, la pianura friulana e lo scintillio dell'Adriatico, che non v'era più esigenza di riposo che tenesse per bloccare la loro avanzata. E invero, l'orizzonte che si gode dal San Martino ancora oggi sarebbe entusiasmante se la vegetazione non avesse coperto molti scorci. Grazie al drone, tuttavia, possiamo ricostruire quello scenario a 360 gradi. Partendo dalla pianura friulana, subito si riconoscono il Monte Joanaz, il Matajur e la sella di Luico. Sullo sfondo primeggiano il massiccio dell'Urata, Montenero, Monte Rosso e la lunga cresta che unisce il Cucco di Tolmino al Vogel. Più vicina è la completa visuale del Kolovrat, dal Cuc al Potklabuk, addolcita grazie ai paesetti adagiati sulle sue pendici. Guardando a levante, per primi spiccano lo Jesa e il Monte Kum, mentre sullo sfondo salutiamo il Poresen, le alture della Bainsizza e quelle della selva di Tarnova. Solo i panettoni di Castelmonte e del Corada rimangono prima di chiudere il colpo d'occhio sulla pianura friulana inaugurata dallo sbocco di Cividale.